Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. In questa puntata, come promesso, ci concentreremo sugli oscuri segreti della figura più importante dell'universo di Warhammer e di Warhammer 40.000, ossia l'imperatore del genere umano. Nella scorsa puntata vi ho raccontato a grandi linee la storia dell'imperatore, dalla sua nascita in un villaggio dell'Anatolia fino alla sua fine e alla sua tumulazione all'interno degli intricati meccanismi del Trono d'Oro. In questa puntata vi racconterò una serie di segreti, una serie di teorie sul signore del genere umano, sui suoi piani per la conquista della galassia, sui suoi più stretti collaboratori e soprattutto ci focalizzeremo sul cuore pulsante della macchina imperiale dell'imperatore, ossia la legione dei Custodes e il suo primarca, il suo comandante generale Constantin Valdor. Come avevo accennato, l'imperatore del genere umano, durante la sua epopea per arrivare ad acquisire il potere sulla Terra, ha stretto dei patti con le entità dell'immaterium conosciute come gli Dei del Caos. In questo caso, l'imperatore aveva stretto un patto, e adesso entreremo più nel dettaglio nel contenuto di questo patto e del fatto che l'imperatore questo patto non intendeva, sin dalla sua proposizione, assolutamente rispettarlo. Cosa mancava all'imperatore? L'imperatore era la più grande entità psionica che gli sciamani umani erano riusciti a creare, fondendosi all'interno del warp, fino a dare vita a questa entità con un potere psionico incommensurabile. Tuttavia, a questa entità mancava della conoscenza. La conoscenza per la quale conquistare la galassia nel nome dell'umanità, perché il disegno dell'imperatore, fin da quando l'umanità ha intrapreso il primo passaggio attraverso le stelle, è stato uno e uno soltanto: consegnare la galassia dell'umanità, patrimonio dell'umanità, all'umanità stessa. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, l'imperatore sin da subito capì che l'essere umano, con le sue sole forze, non poteva riuscire a conquistare gli inenarrabili orrori di una galassia abitata da una serie di razze xeno, alcune delle quali che precorrevano l'apparizione dell'umanità all'interno della galassia. Era impensabile che un essere umano potesse confrontarsi con un orco o avere la capacità, l'addestramento di un guerriero d'aspetto Eldar. In realtà l'imperatore servivano dei guerrieri per distruggere le resistenze della galassia fino a quando l'intera galassia non fosse stata libera dalla minaccia Xeno. E questo piano l'imperatore lo mette in moto sin dalle guerre di unificazione, perché la potenza dell'imperatore si fondava sulla sua abilità di modificare il seme genetico, di intervenire con i migliori genetisti dell'epoca, come la dottoressa Astarte o come Zekal Sedain, che è stato il capo ingegnere del progetto Primarca, per arrivare ad avere dalla sua una serie di guerrieri sempre più efficaci per combattere le varie minacce che l'imperatore mano a mano identificava lungo il suo percorso di espansione e di unificazione. Iniziamo dal primo esercito che l'imperatore crea sulla Terra, all'apice delle guerre di unificazione, i Thunder Warrior. Cosa sono i Thunder Warrior? I Thunder Warrior sono degli esseri umani geneticamente modificati per essere più forti, più robusti e più resistenti al dolore e alla fatica rispetto all'essere umano medio. L'imperatore su questo ci lavorò in maniera marginale, perché nel momento in cui l'imperatore iniziò a costruire le sue armate di Thunder Warrior, parallelamente riversò la sua conoscenza accumulata in decine di migliaia di anni. Ricordiamo che l'imperatore è nato nel 7000 a.C. e le guerre di unificazione scoppiano nel 30° millennio, poco prima dell'inizio della Grande Crociata. Quindi in realtà l'imperatore ha avuto un lasso di tempo enorme per studiare la modificazione del genoma umano, si è fatto affiancare dei genetisti migliori della loro epoca e ha appreso tutto quello che doveva apprendere per iniziare un progetto parallelo, il progetto Custodes. Infatti l'imperatore, dall'inizio della sua scalata, si è sempre circondato di una guardia del corpo di fedelissimi. Nel momento in cui le tecnologie raggiunsero la praticabilità del creare dei super guerrieri, l'imperatore si dedicò a creare una serie di guerrieri che sopravanzavano di molto i Thunder Warrior più comuni che utilizzava nei combattimenti sulla Terra. Nacquero gli Adeptus Custodes, o meglio, come si chiamavano all'epoca, la Legio Custodes.
E in particolare, all'inizio del suo percorso, l'imperatore creò due individui particolari. Uno, che noi conosciamo benissimo perché è il comandante generale dell'Adeptus Custodes, che si chiama Constantine Valdor, mentre il secondo è meno conosciuto e si chiama Leto. Poi di questo personaggio vi racconterò perché è un personaggio interessantissimo. L'imperatore, con questi due super guerrieri, riversò tutta la sua conoscenza combinando il suo seme genetico e il seme genetico del perpetuo Erda, che da sempre è stata la compagna dell'imperatore con la quale ha condiviso tutto il percorso fino agli eventi delle guerre di unificazione. E già a questo punto, chi di voi conosce l'esito dei Thunder Warrior e del fatto che vennero successivamente soppiantati da un altro esercito, inizia a venire fuori un aspetto inquietante. L'imperatore, già all'inizio della sua carriera di genetista, aveva creato già il massimo della capacità combattiva rappresentata appunto dai guerrieri dorati della sua legione personale. I Thunder Warrior, al confronto, erano degli esseri estremamente primitivi, certo, erano più resistenti, più forti, meno soggetti alla fatica e al dolore rispetto all'uomo medio, e infatti surclassarono di molto tutte le armate degli altri signori della guerra sulla Terra. Tuttavia, ognuno di essi impallidiva nei confronti di un singolo Custodes, il quale era più veloce, più rapido, meglio addestrato e soprattutto meglio equipaggiato. Si inizia a capire che l'imperatore in realtà aveva un piano ben diverso per i suoi Thunder Warrior, per le sue Legio Cata Aegis, come vennero conosciute all'interno del Senato Imperiale. Con questi guerrieri dalla sua, l'imperatore soggiogò tutte le forze presenti sulla Terra, esemplare lo scontro avvenuto nelle pianure della regione della Francia, della regione dei Franchi, dove 5.000 Thunder Warrior massacrarono 50.000 ribelli, quindi 10 volte tanto, e senza subire nessuna perdita, segno che le Legio Cata Aegis erano la forza militare migliore esistente sulla Terra. In particolare l'imperatore aveva già chiara l'identificazione delle Legioni Cata Aegis in 20 gruppi da combattimento, ognuno di loro capeggiato da un individuo di straordinaria abilità, che era chiamato un primarca, primo tra i guerrieri della sua legione. A differenza dei successivi primarchi, i guerrieri delle Legio Cata Aegis non erano bioingegnerizzati in maniera diversa rispetto ai soldati comuni, però in realtà erano degli individui che avevano una grandissima capacità di pensiero, erano in grado di adattarsi a tutte le situazioni e ai vari scenari delle guerre di unificazione per combattere i nemici dell'imperatore in maniera più efficace, lasciando all'imperatore e ai suoi custodes soltanto il ruolo di punta di lancia che avrebbe eliminato i leader avversari. Tuttavia, verso la fine delle guerre di unificazione, quando i nemici dell'imperatore non erano più in grado di nuocere all'egemonia del signore del genere umano sulla Sacra Terra, i guerrieri della Legio Cata Aegis iniziarono a manifestare una serie di mutazioni e malformazioni genetiche che riportarono all'insorgenza di malattie incapacitanti o mutazioni incontrollate che ne decretarono la rapida eliminazione. Ovviamente l'imperatore non intervenne, non esisteva la possibilità di intervenire per curare questi Thunder Warrior, fino a quando misteriosamente nell'ultima battaglia delle guerre di unificazione i Thunder Warrior perirono tutti, fino all'ultimo. E nel Senato Imperiale, che era un'istituzione che già esisteva a supporto di quello che era di fatto un regno tirannico dell'imperatore del genere umano, iniziarono a correre i primi sospetti sul fatto che com'era possibile che questi guerrieri che non avevano mai incontrato la sconfitta in battaglia potessero essere periti tutti fino all'ultimo, in un'eroica, in un'epica ultima battaglia sul Monte Ararat, della quale però non c'era nessuna pittoregistrazione, nessuna testimonianza, nessun resoconto. La realtà è molto più sinistra. I guerrieri delle Legio Cata Aegis incontrarono la loro fine per mano dei Custodes. Quello che era da sempre stato il loro più fermo alleato, il braccio armato dell'imperatore per eccellenza, si era assunto l'incarico di sterminare fino all'ultimo i guerrieri che avevano contribuito a conquistare la Sacra Terra. E tutto questo perché, nonostante quei guerrieri avessero una data di scadenza, il loro progetto era ampiamente perfezionabile.
E infatti, mentre si avvicinavano gli ultimi stadi delle guerre di unificazione, l'imperatore aveva dato corso a un altro progetto, il progetto Space Marine. Qual era il prossimo passaggio? Una volta che l'imperatore avesse avuto il controllo totale sulla Terra, il suo scopo era rivolto verso le stelle. Sapeva l'imperatore, essendo molto antico, che l'umanità per un periodo della sua storia aveva intrapreso i viaggi spaziali, erano state fondate miriadi di colonie umane che avevano perso i contatti dalla Terra, dalla culla del genere umano, in quel periodo che è passato alla storia col nome di Lunga Notte. Durante la Lunga Notte, che è coincisa nella mitologia degli Eldar con la nascita del dio del caos Slaanesh, si erano persi i contatti astropatici con tutti i mondi che erano stati lasciati in uno stato di isterismo, di calamità, ma soprattutto avevano tagliato i ponti dalla Sacra Terra. Quindi innumerevoli colonie umane erano state abbandonate al loro destino e alla mercé di alieni, pirati spaziali e delle tremende forze del caos. L'imperatore conosceva questo e il suo occhio, una volta conquistata la Sacra Terra, è stato sempre puntato a riconquistare le colonie spaziali umane che si erano perse durante la Lunga Notte. Per fare quello serviva una nuova specie di guerrieri. Non gli Adeptus Custodes, che erano estremamente complessi e ci voleva una grande abilità nel produrre, ma un esercito che potesse essere prodotto in massa. Prodotto che sarebbe stato abbastanza in grado di sopportare le difficoltà di una guerra interspaziale, ma che non avrebbe avuto la tara genetica rappresentata dai vizi sapientemente indotti dell'imperatore e dei suoi Thunder Warrior. Il progetto Space Marine nasce dalla combinazione della potenza genetica dell'imperatore, della potenza genetica di Erda, con la quale viene dato vita a 20 super individui. Il template, la base genetica sulla quale costruire le future legioni di Space Marine. L'imperatore supervisionò personalmente, insieme ai suoi genetisti, la creazione della prima delle legioni di Space Marine, quella che nel corso della sua storia assumerà il titolo di Angeli Oscuri. E in base ai risultati ottenuti dalla creazione del primo primarca, Lionel Johnson, e di un esercito creato dal suo stesso seme genetico, l'imperatore decretò che i Thunder Warrior dovevano sparire e al suo posto la legione Astartes, dal nome della dottoressa Astarte che aveva contribuito maggiormente alla creazione di questi Space Marine, i nuovi guerrieri dell'Imperium sarebbero appunto stati questi. Ovviamente a questo punto un antico nemico che aveva fornito in prima persona la conoscenza all'imperatore per andare avanti nel suo progetto, perché la conoscenza dell'imperatore arrivava alla costruzione di un essere, Constantine Valdor, che era un primarca in tutto e per tutto, ma non aveva quella libertà di pensiero, non aveva quella capacità tattica per essere svincolato dagli ordini del suo imperatore. L'imperatore infatti aveva bisogno di un esercito e con questo esercito aveva bisogno di soldati, di generali che potessero adattarsi ed espandere in maniera autonoma l'avanzata di quella che lui già pensava come la grande crociata. In questo senso serviva un qualcosa in più. Quel qualcosa in più venne barattato con gli dei del caos in cambio di una promessa: lasciare la galassia in mano all'adorazione sfrenata degli dei del caos. Su Molech, al termine del cammino degli dei, l'imperatore si impegnò con gli dei del caos per avere questa conoscenza che utilizzò insieme al suo seme genetico e al seme genetico di Erda per creare questi 20 super individui che avevano la forma e l'aspetto di un primarca come Constantine Valdor, ma che in realtà all'interno dei quali l'imperatore riverserà ognuna delle sue abilità. I 20 figli dell'imperatore, i 20 primarchi, avevano ognuno un aspetto della potenzialità psionica data dalla fusione gestaltica degli sciamani sulla Terra che avevano portato alla creazione dell'imperatore. E quindi ogni figlio erediterà un tratto caratteristico dei poteri del padre. Però il contraltare di questa conoscenza era appunto quello di servire come vassallo gli dei del caos. L'eco psionica di questa manifestazione di fedeltà si spanse all'interno della galassia e su molti mondi profeti e persone toccate dai poteri del warp psionici latenti ebbero delle visioni di questo enorme guerriero dorato, ambasciatore, emissario dei poteri dell'immaterium. E su molti mondi che avevano adorato inconsapevolmente le potenze del caos,
si crebbe nell'attesa della venuta di questo messia che avrebbe riunito il mondo con gli dei stellari. A questo punto però l'imperatore doveva appunto iniziare un altro step, quindi conquistata la Terra doveva conquistare la galassia. Per farlo generò questi 20 primarchi, ma tuttavia qualcosa andò storto. Erda e Amara Astarte capirono che qualcosa non andava in questo piano, che c'era qualcosa di più. Ed infatti agirono per liberare i primarchi dalla gabbia in cui l'imperatore li aveva messi e farli andare liberi all'interno della galassia. Ovviamente l'imperatore non fu in grado di fermare questo complotto, anche se non intaccò la produzione di massa degli Space Marine. Tuttavia, benché Constantin Valdor fosse convinto, e Malkador il Sigillita, grande confidente dell'imperatore, fossero convinti che i 20 primarchi fossero stati dispersi, l'imperatore li rassicurò dicendogli che sentiva ancora la loro presenza nel warp, sarebbe stato ancora possibile ritrovarli. A questo punto si apre una piccola parentesi, perché contrariamente a quanto l'imperatore e i biografi della Grande Crociata hanno sempre raccontato, non fu Horus Lupercal il primo primarca ad essere trovato, ma Alpharius, primarca di una legione alla quale neppure la dottoressa Astarte ed Erda avevano avuto il permesso di lavorare direttamente, una delle tre legioni del progetto Trifoglio. L'imperatore infatti aveva lasciato alla cura e alla supervisione del suo entourage 17 delle 20 legioni Astartes. Tre di queste, la legione delle salamandre, la legione dell'alfa legione e la legione dei lupi siderali, erano state inserite all'interno di un progetto specifico, ossia quello di inserirsi all'interno di un piano elaborato e a lungo termine che l'imperatore stava portando avanti in segreto. Il più importante di questi primarchi è stato sicuramente Alpharius, il primarca della 20ª legione Astartes. Primarca che venne rinvenuto poco lontano dai laboratori dove l'imperatore stava cercando di occultare il suo lavoro dagli occhi del caos, e venne tenuto segreto dall'imperatore del genere umano. Come rivelerà più avanti Alpharius, non avrebbe avuto senso sbandierare al tuo nemico di aver rinvenuto uno dei tuoi figli perduti se non ne avessi avuto un altro da tenere nascosto. E infatti, quando l'imperatore divinò la presenza di Horus atterrato relativamente vicino alla Terra, si ebbero grandi festeggiamenti senza sapere che in realtà un altro primarca era già al lavoro nel nome dell'imperatore per acquisire informazioni, portare avanti un disegno segreto di controllo e supervisione sulle altre forze imperiali che in quel momento si stavano espandendo nella galassia. E tutto questo per quale motivo? Noi sappiamo che l'imperatore aveva deciso di conquistare la galassia per il genere umano e lasciarla al genere umano. Tutto questo, in un momento della sua campagna, avrebbe comportato che gli Space Marine dovevano farsi da parte e abbandonare il piano della galassia. Tuttavia, l'imperatore non poteva fare come con i Thunder Warrior, nel senso concentrarli tutti in un unico punto, far intervenire i suoi custodes ed eliminare il problema alla radice. Gli Space Marine e i loro primarchi, che nel frattempo erano stati ritrovati, costituivano una forza da combattimento immensa, in grado di confrontarsi e probabilmente vincere, anche con l'intera legione dorata dell'imperatore, la quale non supererà mai le 10.000 unità. Le legioni di Space Marine, prima dell'intervento del Codex Astartes, vantavano centinaia di migliaia di individui, e quindi erano una forza in grado di superare i custodes in un rapporto di 100 a 1. E per quanta forza l'imperatore avesse messo nella sua guardia del corpo, non poteva fare fronte all'intero pantheon delle legioni Astartes. Serviva un evento livellatore. L'imperatore del genere umano aveva pianificato, e questa è una delle parti dei segreti più oscuri che circondano la figura dell'imperatore, aveva pianificato un evento di portata tale che avrebbe rivolto le legioni Astartes l'una contro l'altra, in una guerra fratricida che avrebbe sconvolto le stelle, ma che avrebbe consentito di diminuire drasticamente il numero e la potenza delle 20 legioni Astartes. Ridurle a un numero tale per il quale l'imperatore e i suoi custodes sarebbero stati in grado di intervenire
appoggiate probabilmente dalle legioni del progetto Trifoglio, e fare piazza pulita degli Space Marine, consegnando la galassia alla razza umana, l'unica vera depositaria del diritto di governare le stelle. Tutto questo era stato previsto. Erda, un altro primarca dalle capacità psioniche elevatissime, aveva previsto la fine dei primarchi, aveva previsto lo scopo per il quale l'imperatore li aveva creati, e si era opposto a tutto questo. Ciò nonostante, l'imperatore era andato avanti, fingendo, con molto, molto probabilmente un attaccamento paterno ai suoi figli dispersi, aveva coltivato l'ubris di ognuno dei suoi figli fino a renderli dipendenti e gelosi delle attenzioni che il padre elargiva loro. Ovviamente serviva a identificare un capo di questa fantomatica ribellione, e in realtà Alpharius e la sua legione Alfa si incaricarono di selezionare il candidato ideale per assurgere ad un ruolo di primus inter pares, per essere a questo punto nominato capo supremo dell'Imperium, andando a fomentare una iubris, un desiderio di soddisfazione che avrebbe portato nel lunghissimo periodo, e probabilmente a crociata già finita, a una ribellione di massa nei confronti dell'imperatore. Alpharius, diligentemente, visiterà tutti i suoi 19 fratelli e fece pervenire dei report dettagliatissimi all'imperatore sulla Terra, individuando nel primarca della 16ª legione il candidato ideale ad assurgere al ruolo di War Master. Bisognava soltanto farlo succedere. E fu così che, all'interno di una campagna per la dominazione di un sistema infestato da orchi, il sistema di Ullanor, conclusosi con un trionfo eccezionale del più grande stratega delle forze dell'Imperium, Horus Lupercal, il primo primarca a essere stato ufficialmente ritrovato dall'imperatore, quest'ultimo venne investito del ruolo di signore della guerra. Massima autorità in campo militare, seconda soltanto all'imperatore, in una cerimonia che lascerà molti dei fratelli primarchi delusi e un po' amareggiati del grande potere che il loro padre aveva investito relativamente a un solo fratello. Fatta questa cosa, l'imperatore lasciò Horus al comando della Grande Crociata, investendogli di una responsabilità di portare la luce dell'Imperial Truth, della verità imperiale, all'interno degli angoli più reconditi della galassia. Prese con sé Rogal Dorn, primarca della Legione dei Magli Imperiali, e gli ordinò di ritirarsi sulla Terra per formare una guardia pretoriana all'imperatore, mentre quest'ultimo si sarebbe dedicato a un progetto top secret, progetto del quale non parlò neppure ai figli primarchi più ristretti, più vicini all'imperatore. Il progetto era la ristrutturazione della rete che connetteva il palazzo imperiale, costruito sulle cime dell'Himalaya, all'antica rete degli Eldar. Attraverso questo sistema l'imperatore pensava di liberare l'Imperium dal gioco del Warp. Il Warp, che è il mare delle anime, il mezzo dove vivono gli dei del caos, una barriera sottile tra il materium e l'immaterium, che consente alle navi spinte a propulsori warp di percorrere centinaia di anni luce in un battito di ciglia, e che consente appunto di sostenere, a parte le esigenze della guerra, di sostenere l'espansione del più grande imperium. La rete avrebbe assolto lo stesso scopo. L'impero degli Eldar si fondava, che dominava la galassia, si fondava sulla rete, che però è una struttura parallela al warp. Non coinvolge gli dei del caos, e avendo l'imperatore deciso di ingannare i suoi patroni, si prodigò affinché l'umanità non fosse più dipendente dal viaggio del warp. Per fare questo decretò due cose: la prima, che lui si sarebbe dedicato alla terraformazione della rete degli Eldar, studiandone i meccanismi; la seconda, che le legioni cessassero la pratica dell'utilizzo dei poteri psionici. Non poteva permettere che i suoi disegni fossero messi a repentaglio dall'utilizzo incontrollato dei poteri psionici da parte dei suoi guerrieri, in particolare della legione della stirpe dei mille, la quale era composta unicamente da psionici e che quindi era molto più propensa ad avere a che fare con l'entità del warp. Non è ignoto infatti all'imperatore che
i singoli legionari della legione avessero dei consiglieri spirituali, dei tutelaris, come venivano chiamate, che altro non erano che forme minori di demoni del warp. E quindi era una cosa che per l'imperatore era pericolosissima, perché avrebbe potuto far sfuggire a qualche entità del warp la vera natura del piano dell'imperatore. Per questo, sul pianeta vulcanico di Nichea, l'imperatore proibì la pratica dell'utilizzo dei poteri psionici da parte dei suoi legionari, scatenando le ire di molti dei suoi primarchi, tra i quali Magnus il Rosso, il più dotato dei suoi figli primarchi, che aveva ereditato dal padre l'utilizzo dei poteri psionici. A questo punto, con tutti i pezzi sullo scacchiere, l'imperatore si stava prodigando per portare a termine il suo percorso, in attesa che Horus alzasse la bandiera della ribellione. Quello che l'imperatore non aveva previsto era l'intervento degli dei del caos. Perché gli dei del caos anticiparono l'imperatore. Resosi conto di quello che l'imperatore stava cercando di fare, agirono per primi. Corruppero Horus sul mondo ferale di Davin e lo fecero viaggiare su Molech, dove aprirono gli occhi all'ignaro primarca di quello che l'imperatore millenni prima aveva fatto nello stesso luogo, e gli fornirono parte dei loro poteri, gli stessi poteri che avevano concesso all'imperatore. A questo punto lo scontro era pronto per una delle carneficine più grandi della storia dell'umanità, l'eresia di Horus. Infatti, quando Natalian Garro, tornando indietro alla massima velocità a bordo dell'Eisenstein, racconta di una cosa inaudita: Horus, che si era ribellato, aveva attaccato le sue legioni e si stava preparando a dichiarare guerra all'Imperium, l'imperatore e Malkador il Sigillita non furono stupiti del racconto del giovane capitano della Guardia della Morte, ma del fatto che questa cosa era avvenuta fuori dai tempi previsti. L'imperatore e Malkador infatti si aspettavano un intervento in questo senso, ma non erano pronti, complice il fatto che prima dell'avviso di Garro c'era stato un altro avviso da parte di Magnus il Rosso, il quale, contravvenendo agli ordini del padre, aveva continuato la pratica della stregoneria e gli aveva permesso di vedere il piano degli dei del caos dinanzi ai propri occhi. Ingenuamente convinto di poter fare la differenza, aveva cercato di avvisare il padre, il quale aveva schermato il palazzo imperiale per non far vedere agli dei del caos il progetto al quale stava lavorando, e nel fare questo distrusse la barriera psionica, aprendo uno squarcio nella rete degli Eldar che costringerà l'imperatore e i suoi custodes e le sorelle del silenzio, un'altra struttura militare a fianco dei guerrieri dorati della legione dell'imperatore, a convogliare la sua energia proprio per cercare di arginare la marea di demoni che si era riversata all'interno della rete degli Eldar. In questo senso inizierà una guerra parallela che costringerà l'imperatore a buttare nel calderone le sue truppe migliori per cercare di fermare un'invasione che avrebbe potuto distruggere la Sacra Terra stessa e quindi vanificare il lavoro dell'umanità. Infatti, non appena la guerra nella rete raggiunse il suo climax, l'imperatore confesserà ad uno dei suoi custodes che in realtà la battaglia per la vittoria dell'umanità era da considerarsi già perduta, perché la distruzione della rete significava l'impossibilità dell'Imperium di affrancarsi dal caos. Tuttavia l'imperatore combatté a lungo nella guerra della rete, e per fare questo dovette ricorrere agli arcani meccanismi del Trono d'Oro, che è una sorta di barriera che serviva all'imperatore per arginare il flusso di demoni che proveniva da questa enorme fenditura, non prima però di aver sconfitto il primo demone creato nella storia dell'umanità, che aveva scelto di attaccare proprio in quel punto e uccidere quello che per i demoni del caos era diventato noto come un anatema, ossia Drachnien. Se è un nome che vi suona familiare, avete inteso bene, è proprio il demone che attualmente risiede all'interno della spada di Abaddon il Distruttore. Drachnien è un'entità demoniaca nata quando il primo uomo ne uccise un altro. Quando Caino uccise Abele, nel Warp si creò un'entità di incommensurabile potenza, Drachnien appunto, lo spirito primordiale della distruzione, il quale venne inviato dai quattro poteri del caos per uccidere il più grande pericolo alla sopravvivenza del caos stesso.
Drakenir in realtà riuscì a ferire la forma fisica dell'imperatore e l'imperatore riuscì a sigillare questo potentissimo demone nel corpo di uno dei suoi tribuni, Raendymion, al quale ordinò di nascondersi e di far perdere le sue tracce dal libro della storia, cosa che fino a quando non venne ritrovato da Abaddon su Uralan, Raendymion è riuscito a fare per ben 10.000 anni. Con l'imperatore ferito e la legione dei custodes quasi del tutto impegnata nei combattimenti nella rete, rimase in capo a Rogaldorn e a Malkador il Sigillita l'onere di difendere la terra dall'assalto dei traditori. Un assalto che era stato già pianificato, tanto è vero che l'imperatore aveva richiamato con sé proprio Rogaldorn, maestro nella difesa, e la sua legione che era maestra nella difesa e nelle fortificazioni, proprio perché l'imperatore sapeva che l'ultimo round della battaglia, del suo piano di epurazione degli Space Marines, si sarebbe svolta sul suolo della Sacra Terra. Quello che non si aspettava è che oltre a metà delle sue legioni si sarebbe dovuto confrontare con l'intera potenza del Pantheon degli Dei del Caos. La storia la conosciamo a questo punto, ma cosa sarebbe successo se il Caos non fosse intervenuto? Cosa sarebbe successo se l'imperatore avesse potuto mettere in campo tutte le sue pedine nel momento in cui aveva scelto di farlo? Immaginiamo che Horus si sarebbe ribellato, che il Caos non fosse intervenuto e che metà delle legioni sassarte si sarebbero rivoltate l'una contro l'altra. Avremmo avuto una serie di battaglie epocali, la galassia sarebbe bruciata, fino a quando Horus e l'imperatore non si sarebbero scontrati. Certo, l'imperatore avrebbe ucciso Horus, le legioni distrutte, e a questo punto l'imperatore avrebbe fatto quello che aveva pianificato di fare, che aveva già fatto con i Thunder Warrior, scatenare i suoi custodes. Infatti, i custodes sono molto migliori rispetto alla forma fisica di un normale Astartes, ed erano in grado di tenere testa a decine di Space Marine. L'imperatore a questo punto avrebbe tenuto per sé soltanto le tre legioni del progetto Trifoglio, quindi i lupi siderali, gli esecutori dell'imperatore, le salamandre, la legione che era più vicina agli ideali dell'umanità, tanto è vero che su Nocturne i guerrieri della legione vivono insieme agli enclavi umani, e la legione Alfa, una legione misteriosissima di cui nessuno sapeva nulla, come forza di intervento rapido e di pronto intervento per le problematiche che si sarebbero potute sviluppare nell'Imperium. A queste tre, l'imperatore aveva programmato di inserire altre due legioni, i Magli Imperiali, i fortificatori del Palazzo Imperiale, quindi i costruttori, i ricostruttori del neonato Imperium, e la Stirpe dei Mille. Questo perché Magnus e i suoi guerrieri sarebbero stati il faro che l'imperatore avrebbe utilizzato per potenziare il Trono d'Oro e creare l'immensa colonna di energia psionica che oggi è rappresentata dal Trono d'Oro. Fatto questo, si sarebbe aperta una nuova era per l'umanità che avrebbe portato l'imperatore e la razza umana a fare un passaggio evolutivo a livello di specie. L'imperatore infatti sognava l'uomo superior, un'evoluzione dell'homo sapiens che gli avrebbe permesso di combinare le mutazioni psioniche che si stavano verificando, di incanalarle e di portare l'umanità a un nuovo livello evolutivo. Ovviamente la storia non è andata in questo senso, e l'imperatore, mortalmente ferito da Horus, è rimasto nell'unica situazione che andava a distruggere i piani così minuziosamente dettagliati. Infatti l'imperatore, come tutti i perpetui, è in grado di ricomporsi all'interno del warp e di rinascere a nuova vita. Questo è un tratto che l'imperatore ha passato a Vulcan, che però non è riuscito a realizzare, perché il meccanismo del Trono d'Oro assorbe l'energia dell'imperatore, le incanala e attraverso il protocollo ultimo le sorelle del silenzio sono incaricate di fornire ogni giorno all'imperatore 1.000 psionici la cui energia è necessaria al sostentamento del signore del genere umano, il quale è intrappolato in un limbo e per le sorelle del silenzio, che possono vederlo nella sua vera forma, altro non è che un cadavere urlante che è costantemente in balia delle titaniche energie psioniche che si aggrovigliano intorno al suo corpo. L'imperatore però, prima dell'eresia di Horus, si era scontrato con un'altra realtà. Io vi ho raccontato in questa serie di episodi che le legioni dell'imperatore, al momento dell'eresia, sono 18,
L'imperatore ha creato 20 primarchi ed è uno dei segreti più oscuri dell'imperatore quello che è successo al primarca della seconda e dell'undicesima legione Sastartes, di cui ovviamente non sappiamo i nomi, non sappiamo l'araldica, non sappiamo i colori di queste due legioni, perché tutti i loro riferimenti sono stati epurati dagli archivi imperiali. Di più, nella sala degli eroi, un immenso corridoio sulla Sacra Terra che raccoglieva le statue, diverse volte la loro statura, di tutti i primarchi, due di queste, la seconda e l'undicesima, sono coperte da teli di marmo, che impediscono a chiunque di riconoscere le fattezze di quelle due statue. Vi basti pensare che neppure Horus Lupercal, ai tempi dell'eresia, venne tolto dai suoi piedistalli. I primarchi traditori non vennero scardinati dai loro piedistalli, mentre in realtà il secondo e l'undicesimo primarca vennero totalmente puniti con la damnatio memoriae e del fatto che di loro e delle loro gesta non si sarebbe potuto più parlare. Il fatto di questi guerrieri è avvolto nel mistero. Noi sappiamo per alcune sporadiche informazioni che Lehman Russ è stato coinvolto almeno nell'eliminazione di uno di questi primarchi, probabilmente su ordine dell'imperatore. I motivi non li sappiamo. C'è chi crede che siano stati delle prove generali di insurrezione di Space Marine, anche perché in realtà noi sappiamo che Rogal Dorn e Robot Gilliman si batterono molto con il loro padre genetico per salvare i guerrieri delle due legioni. Mentre il tradimento, qualsiasi cosa sia capitato ai loro padri genetici, era talmente imperdonabile da essere colpito con la dannazione eterna, i loro guerrieri a questo punto non vennero ritenuti responsabili e non vennero epurati. Ma in realtà quello che Rogal Dorn e Robot Gilliman ottennero come compromesso fu una totale lobotomizzazione e l'inserimento degli sfortunati Space Marine privi di padre genetico all'interno della 13ª e 17ª legione Sastartes, che diventeranno a questo punto le più ampie del Pantheon delle legioni. Quindi è un qualcosa che poteva essere pensato come il preludio dell'inizio di un tradimento più grande e che avrebbe portato appunto all'annichilimento delle legioni Sastartes. E per quanto riguarda la legione dell'imperatore? La legione dell'imperatore è un'entità del tutto a parte rispetto ai guerrieri delle legioni Sastartes e delle Legio Cata Aegis. I guerrieri dell'Adeptus Custodes stanno ad un normale Space Marine come uno Space Marine sta ad una guardia imperiale, ai soldati umani in appoggio alle armate dell'imperatore. Tuttavia la loro costruzione è un processo singolo. Mentre gli Space Marine erano stati pensati partendo da un template originale per essere riprodotti in massa, i guerrieri della Legio Custodes erano stati pensati per essere prodotti in singolo, ognuno di loro il risultato di una attentissima scelta di tecnologie, capacità ed armamenti. Infatti, mentre i guerrieri della Legione Sastartes avevano dell'armamento prodotto in serie, le armi e le armature in auramite della Legione Dorata dell'Imperatore sono il risultato di produzioni in singolo che consentono di adattare l'equipaggiamento alle specifiche abilità del guerriero. Cos'è che contraddistingue la Legione dell'Imperatore rispetto alle altre legioni dello Space Marine? Oltre a essere più forti, più veloci, meglio equipaggiati, un'abilità che soltanto i guerrieri degli Space Marine Primaris riusciranno, seppur in maniera un po' approssimativa, ad eguagliare, i guerrieri della Legione Custodes si addestrano costantemente mettendosi alla prova l'uno con l'altro. Questa cosa venne introdotta all'alba del nuovo Imperium da Constantin Valdor e portò alla creazione di quelli che oggi sono conosciuti come i giochi del sangue. Compito della guardia del corpo dell'imperatore è salvaguardare il signore del genere umano. Per farlo, essi si mettono costantemente alla prova contro i migliori assassini che l'universo abbia mai incontrato, altri Adeptus Custodes. Infatti, molti dei guerrieri che poi formeranno parte dei ranghi di elite di questa enorme legione dorata si addestrano per uccidere l'imperatore. Ed è compito delle altre guardie
cercare di fermarli. In questo modo viene costantemente messo alla prova il sistema di sicurezza del Palazzo Imperiale e consente ai guerrieri della Legione Dorata dell'Imperatore di essere sempre vigili e di essere sempre in grado di rispondere alle minacce immediate al loro signore. Un compito che purtroppo è stato da loro disatteso durante gli ultimi momenti dell'eresia. Infatti, l'intera guardia dell'imperatore, che per tradizione indossava il rosso scarlatto dell'armatura, del mantello e le regalie dell'imperatore, non riuscì a proteggere il signore del genere umano nel suo confronto contro Horus. E da allora, per 10.000 anni, hanno indossato il nero del lutto, rifiutandosi di uscire al di fuori dal palazzo imperiale e di prendere parte alle vicende che accadevano nell'universo e sulla Sacra Terra. Soltanto con l'arrivo di Robot Gilliman e l'inizio della crociata Indomitus, l'imperatore, per mezzo dei compagni, dei 300 guerrieri che sono all'interno della stanza del Trono d'Oro, che quindi sono esposti alla massima intensità della potenza dell'imperatore, hanno decretato che l'Adeptus Custodes dovesse tornare in servizio. Sono state aperte antichissime armerie e riesumate reliquie di un'era dimenticata, e ancora una volta l'Adeptus Custodes è tornato a calcare i campi di battaglia del 41esimo millennio, e in più di un'occasione i quadri militari dell'Adeptus Custodes hanno attaccato gli Space Marine del Caos, da sempre, e questo è indicativo sul loro ruolo originario, da sempre pensati come la loro preda naturale. Da ultimo, in questa puntata che raccoglie un po' tutti i segreti dell'individuo più misterioso della galassia, occorre parlare di un altro personaggio interessantissimo, il capitano generale dell'Adeptus Custodes, Constantin Valdor. Constantin Valdor è il guerriero che è riuscito più di tutti a incarnare l'epitome dell'Adeptus Custodes, leale, un superbo guerriero, in grado addirittura in un combattimento rituale di tener testa e di battere un primarca. Nella fattispecie Horus Lupercal, quindi un primarca abbastanza alto nella classifica dei primarchi combattenti. Questo perché le differenze fisiche tra un primarca e il capitano della Legio Custodes sono del tutto assenti. Il template originale è esattamente quello di un primarca, che l'imperatore era già in grado di costruire, ma che non era in grado di infondere di quei poteri che il patto con gli dei del caos gli aveva consegnato. A questo punto, quello che mancava a Constantin Valdor era la libera iniziativa. In realtà, Constantin Valdor, a un certo punto della sua storia, scompare dai registri imperiali, e da allora la lancia di Apollo, una delle armi che addirittura l'imperatore utilizzava durante le guerre di unificazione, che poi venne passata al suo comandante in capo, viene tenuta nelle armerie dell'Adeptus Custodes in attesa di essere brandita dal migliore dei suoi guerrieri. Un ruolo, un titolo che neppure il comandante generale attualmente in carica è in grado di poter reclamare per sé. E infatti quella lancia è tenuta in un campo di stasi in attesa del ritorno di Constantin Valdor, il quale, stando ai registri imperiali, non è scomparso, anzi si narrano leggende di un misterioso comandante di un'organizzazione che viene riferito come avere molti nomi, uno dei quali è Constantin, che è uno dei nomi della panoplia di nomi che compongono il nome completo di Constantin Valdor, al quale si affiancano creature create dal genio visionario di altri scienziati che hanno collaborato con l'imperatore. È quindi probabile che oggi, nel 41esimo millennio, Constantin Valdor sia ancora in giro nell'universo, pronto ad eseguire gli ordini finali dell'imperatore, e che potrebbero portare, se del caso, anche all'estinzione dell'intero pantheon degli Space Marine, seguendo quel disegno originale dell'imperatore di avere una galassia del genere umano per il genere umano. Spero che questo video vi sia piaciuto. So che è un video che raccoglie tante informazioni su tanti aspetti dove in realtà il background di Warhammer 40.000 non è ancora arrivato a fare luce. Noi sappiamo tante cose di questi aspetti oscuri,
alcune delle quali possono essere delle teorie, alcune delle quali possono dare adito a interpretazioni, ed è secondo me la cosa più bella della trama dell'eresia e di Warhammer 40.000. Quindi se volete discutere con me di queste teorie, di questa teoria del complotto che vede l'imperatore come grande nemico di tutti gli Space Marine, fatemelo sapere qui sotto nei commenti in modo da poterne discutere insieme. E non dimenticate di tenere aggiornata la campanella e di seguire il canale YouTube, la nostra pagina Facebook e il nostro blog di Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle ultime attività della Guida Galattica per Modellisti. Nella prossima puntata, avendo concluso la monumentale opera dell'eresia, faremo un salto nel vecchio mondo di Warhammer, perché in realtà inizierà una epopea dedicata alle grandi battaglie del vecchio mondo, a cominciare dal primo grande conflitto che ha sconvolto la società dei nani e degli elfi, la Guerra della Vendetta, o meglio conosciuta come la Guerra delle Barbe. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!